stato per riconoscere come patrimonio culturale il teatro gruppo degli anni 60. Sì, in effetti l'iniziativa nasce appunto da questa riconoscere, anche approfittando della Convenzione UNESCO del 2003, di riconoscere un patrimonio culturale cittadino di rilevanza straordinaria che ha caratterizzato gli anni splendidi della città di Salerno, gli anni dei fermenti culturali, dei fermenti teatrali, quindi il teatro gruppo che si inserisce in questo contesto decennio tra il 68 e gli anni il 78, dove ha secondo uno spirito anche di ricerca e di utopia ha proposto una serie di interventi sia nella realtà teatrale che nella realtà antropologica, realtà musicale, quindi affiancandosi alle grandi esperienze che a livello nazionale e internazionale si verificavano, quindi un po' di internazionalismo, un po' di rilevanza nazionale anche a Salerno con la loro attività di ricerca anche sul territorio salernitano, non solo salernitano ma irpino, e quindi una rilevanza da non dimenticare ma da recuperare anche attraverso, devo dire, facendo un primo riscontro del materiale fotografico, archivistico, sia dell'archivio del Teatro Gruppo, dei vari fotografi, il professore Umberto D'Amore, Gelsomino D'Ambrosio, che è stato anche il grafico del gruppo, che ha prodotto anche il gruppo che ha prodotto nell'ambito della ricerca antropologica, anche ha fatto una ricerca musicale, quindi ha prodotto dei dischi, degli LP. Quindi abbiamo cercato, pur diciamo, lo spunto è avvenuto tramite appunto questa visione di questi due LP prodotti nel 70-71, poi chiaramente ci siamo allargati considerando tutto il materiale prodotto per far sì non solo il recupero, l'archiviazione, la registrazione, la valorizzazione, ma finché questa sia, allora era una proposta di vita, di approccio culturale alle cose, anche una proposta di riproporlo oggi alle nuove generazioni come forma di studio, di comportamenti e di analisi dei fatti sociali. Quali saranno i passi futuri della sovrintendenza per il riconoscimento al patrimonio culturale? Stamattina quindi è un'occasione anche per affrontare, l'amministrazione comunale ha condiviso, mercoledì faremo questa iniziativa sulla Fondazione Elvis che ci ha dato, che ci ha accolto per questa bella iniziativa. Faremo una prima declaratoria, ma proprio come un avvio di procedimento, perché ci atteniamo a quelle che sono le norme previste dall'articolo 1, l'articolo 3 della Convenzione UNESCO sul bene immateriale, sul patrimonio immateriale del 2003. Poi avremo degli step nel corso dell'anno di ricerca dove pubblicizzeremo tutto il materiale recuperato, archiviato, registrato, tutto il materiale anche prodotto negli ultimi anni che in una nicchia, che conservato in una nicchia appunto della realtà salernitana e che possono contribuire ad aiutarci a sviluppare un ragionamento proprio di recupero, valorizzazione, diciamo che il nostro è tutela, valorizzazione, recupero e valorizzazione e quindi promozione. Quindi mercoledì primo step all'ex convento San Nicola. Sì, la Fondazione Elvis che il Presidente Fasano ci ha concesso, accogliendoci poi una cornice di uno spazio bellissimo di architettura, paesaggio e quindi in questo contesto avremo degli interventi dei protagonisti, perché la cosa iniziale importante era quella di ritrovare i protagonisti che si sono poi posti in una maggiore disponibilità e consenso, e quindi anche forse con la tranquillità di fare un'operazione che sia un'operazione comunque culturale di recupero e valorizzazione.
Si è avviato da parte della sovrintendenza di Salerno il riconoscimento e la procedura in effetti per il riconoscimento a patrimonio culturale della città del teatro gruppo degli anni 60. Ma che era? È stata un'esperienza un po' particolare e speciale, no? Che si è caratterizzata per un intervento in più settori, inizialmente il teatro, che però era sempre accompagnato dalla musica, e le musiche avevano questa caratteristica di essere cioè prodotte, cioè scritte e poi musicate stesso all'interno del teatro gruppo. Poi c'è stata questa irruzione nella cultura popolare con ricerche che poi hanno portato a due dischi, due LP, e ho una serie di trasformazioni di questa iniziale esperienza di teatro sperimentale di ricerca, di teatro politico, come è stato per esempio il primo testo, il Marasad, nel 1971, mentre invece Leonzo e Lena nel 73 è stato più un testo che cercava nel linguaggio specifico del teatro nuovi linguaggi. Nel 75-76 è venuto fuori questo teatro di strada, o teatro con i pupazzi, con l'animazione, che utilizzava sia la musica, il corteo di richiamo per esempio della musica popolare, sia gli attori e i pupazzi. Tra l'altro abbiamo anche incrociato per esempio alcune esperienze particolari, si facevano cioè dei comizi, no? Cioè giocosi, no? All'interno delle varie realtà territoriali, come si partecipava a importanti festival nazionali, come per esempio il Festival Nazionale dell'Unità di Modena, il Festival di Pontedera, mentre il versante musicale ha avuto degli esiti prestigiosi, per esempio la Scala di Milano, i Giardini della Biennale di Venezia, Festival dei Cantastori di Bologna, Festival di Chieri, insomma il teatro gruppo è stato negli anni 70 una delle esperienze più significative del teatro italiano. Ricordiamo anche gli altri membri. Beh, noi ci chiamavamo teatro gruppo conservavamo la nostra identità all'interno del teatro gruppo, tant'è vero che nessuno di noi firmava nulla, né documenti esterni, né per esempio la regia, pur essendoci una persona che fungeva da più di altri da regista, ma il teatro gruppo passava soprattutto attraverso questa elaborazione collettiva, no? Anche dell'esperienza teatrale, ma soprattutto delle scelte che venivano fatte in campo teatrale e non solo. Per esempio il teatro gruppo ha rinunciato, no? Da subito a contributi pubblici, non ha chiesto nessun contributo da parte degli enti istituzionali. È vissuto attraverso sottoscrizioni interne all'inizio e poi con i proventi degli spettacoli e che ha fatto nei vari festival. Si è autofinanziato. Si è autofinanziato, ma ha pagato la sua sede, che poi era la sede che per noi era una casa straordinaria, che era via Calenda, no? Il teatro, tanto è vero che veniva chiamato il teatro gruppo di via Calenda.